Bella Radio TV presenta. Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo. Nino, quest'oggi stiamo percorrendo l'ingresso di un hotel molto già, bello. Molto bello. Ben ritrovati a tutti, grande puntatona. Oggi stiamo andando a prendere un ospite, io sono molto contenta. Molto, molto, ma lo saranno anche i telespettatori di Bella TV. Esatto. Io lo vedo già, anch'io? Perché tu già sblucci. Chi sblucci? Chi sblucci? Non vedo l'ora che lo vediamo in macchina. Già. Eccolo, vediamo già. Qui, è pronto a salire in macchina con noi. Rullo di tamburi. Eccolo qui. Rosario Miranda. Ciao Rosario, come stai? Come va? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Benvenuto. Tutto bene, bene, bene. Allora, adesso noi andremo on the road, proprio come si chiama la nostra trasmissione, però prima te lo dico io. Aspetta. Mietdashind. Questa è una cosa che abbiamo prima di partire, io l'ho detto prima che Mietdashind. Sempre la cinta. Mentre lui mette la cinta, 3 2 1 scheda. Visto la scheda, andiamo on the road. Andiamo a conoscere Rosario Miraggio. Rosario, esatto. Miraggio, tanto amato dal pubblico, ormai lo possiamo dire, nazionale. Anche all'estero, tanti concerti in Germania, voglio dire. Sì, abbiamo, sì, sì, in Svizzera ultimamente. In Svizzera, so che ci ritornerai a breve. Sì, tra poco saremo di nuovo in Germania. Bene. Io ogni anno sono in Germania e faccio tipo una decina di date all'anno lì in Germania. Sono molto devoto anche a quel pubblico, perché tutte le volte che ci torno e che ci vado mi mostra sempre un affetto particolare. A me piace tantissimo viaggiare, quindi ogni posto a me piace comunque andarci a cantare, come qui, come in Sicilia, dove c'è un pubblico bellissimo, calorosissimo. Tutte le volte che vengo qui trovo sempre persone che mi accolgono come se stessi a Napoli, perché poi tra l'altro Catania e Napoli sono molto simili. Sì, ma non solo Catania e Napoli, io direi proprio che noi del sud, sì, siamo quasi tutti, bene o male, siamo quasi tutti uguali. Abbiamo tutti questo modo di essere calorosi. Quando ci vogliamo bene, anche se magari non ci conosciamo, è vero, siamo molto anche più cordiali. Bellissimo, bellissimo. Più caldi. È vero, è vero. Ma senti, ma Rosario Miraggio, sì, quando non canta, quando non sta in giro, bravo, che quando non sale sul palco, cosa adora fare? Iniziamo da questo. Ma ci sono tante cose ancora. La priorità è sempre il lavoro, perché voi dovete sapere, anzi forse lo sapete già, visto che anche voi avete fatto musica e lo fate ancora. Certo. Sempre. Seppure non si lavora nei live, si lavora dietro le quinte, cioè creando canzoni, creando nuove musiche, nuovi testi. Però ci sono poi altre priorità che sono tipo la famiglia. Bello. Quando c'è un po' di tempo libero si sta un po' con la famiglia, si fa qualche viaggetto, qualcosa del genere. E poi mi piace molto anche l'attività fisica. Quindi palestra. Ultimamente sì, mi sono dedicato molto alla palestra col personal trainer, però. Ecco, seguito dal personal trainer. Ma un po' come me, lui va, sai qual è la sua attività preferita? Andare a pescare. Io vado a pesca, io amo la pesca. Amo la pesca, il mare è molto bello. D'accordissimo, anch'io sono un tipo molto vero, dai, che caraibico. Ma ti metti con a noi a Catania diciamo acimedda, sarebbe la canna da pesca. Bello. Non so, a Napoli come si dice? Cinedda. Canna da pesca come si dice in napoletano? Agan. Da noi è cinedda. Sì. Cinedda. Da noi è meglio non dire la canna, che sennò se la fumano. Sì, 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 ma anche a Napoli. Io ho una domanda da fare a Rosario. Sì, tu come sei ai forni? Ecco, in cucina. Non ci hai mai provato? Manca a fare l'uovo fritto, voglio dire. Niente. Allora, se vi racconto un aneddoto e capite un po' tutta la situazione. Sì, dai. Siamo curiosi. Un giorno mi cimentai. Sì. Volevo fare le uova sode. Sì. Voglio dire, devi mettere semplicemente a bollire le uova. Bravissima, è una cosa molto semplice. Che sembra semplice. Che adesso, tra virgolette, saprei fare. Sì. Adesso sì, dopo quell'esperienza, perché io a un certo punto sì, sentivo da lontano. Ta,
caspita sta succedendo? Non avevo messo l'acqua. No! Senza cioè, l'acqua. Pensate un po'. L'uovo solo. Era l'uovo messo nel pentolino. Era un po' arrostito. Quindi, allora, io se non sapessi cantare, non saprei cosa fa. Non lo so, perché sono veramente... Ma nemmeno, guarda, ti ho parlato di una cosa semplice, ma tutto quello che dove mi vengo delegato faccio solo casini, disastri, e quindi devo stare fermo. Devo solo salire sul palco e cantare. Ecco, solo salire sul palco e cantare. Raccontami invece un pochino proprio da artista, come sei dietro le quinte quando... Perché di solito loro sono abituati. Scusatemi, sono il mio marchio è un maleducato. Vorrei rispondere, ma è meglio di no. Ecco. Stavo dicendo, noi siamo abituati di solito a vederti sopra le quinte. Tu sopra i sopra il palco. Sopra il palco. Stavi dietro dicendo sopra i tetti. Vabbè, ognuno canta dove vuole, voglio dire. Hai mai visto qualcuno che canta? È un'idea che prenderò in considerazione. Dai. E poi ringraziare Mary Milani. Esatto, magari su un grattacielo che è anche più tipo americana come cosa. Sì. Quando sei dietro le quinte, perché appunto tu poc'anzi hai detto mi dedico tantissimo alla musica, sempre al lavoro che è dietro le quinte. Com'è Rosario Mirato dietro le quinte? Un tipo puntiglioso, un tipo invece più semplice, ti curi ogni minimo? Come sei? Un po' rompiscatole. Credo che più puntiglioso di me non esiste nessuno. Veramente sì. Rompiscatole. Sì. Ma fa parte anche della serie del lavoro. E c'è anche un problema: che più vai avanti e più lo diventi. Cioè, più fai esperienza e più diventi. Cioè, a volte perfezionista, no? Eh sì, a volte rimpiangi le prime esperienze, perché lì. Eri spensierato, vabbè, dai, come viene. e tra l'altro, paradossalmente, hai anche una probabilità di successo più alta. Certo. Mentre invece quando sei lì tutti i punti, questo cioè, così, facciamo questo... il testo della canzone, lo cambi magari 5-6 volte, poi la musica, cambi l'arrangiamento. Ragazzi, basta pensare che io l'ultimo disco è uscito nel 2014. Ma guarda, io ho sempre cantato da piccolissimo, grazie a mio padre che comunque cantava, che mi ha trasmesso questa passione. Però a livelli diciamo un po' più alti saranno giusto 10 anni, dal 2007 in poi. Dal 2007 ad oggi. Che nel 2007 io ho fatto anche un disco nel 2006, sì. Però il disco forte, cioè è nato il 2007. Nel 2007 diciamo che Rosario Miraggio ha spopolato, c'è stato il boom Rosario Miraggio. Sì. Qual è quella canzone che tu, da quando hai iniziato ad oggi, tieni nel cuore? Quella canzone che dici questa è la mia, ancora non ce n'è stata nessuna che è stata capace a superarla. Male. Ma non per la bellezza del pezzo o perché mi piace di più o queste cose qui, perché ci sono tanti brani a cui io sono legato e comunque che a me piacciono, altrimenti non avrei cantato. Non a cantarli, ovviamente. Ma quello è stato l'inizio, e quando inizi da una canzone così, poi te la porti indietro per tutta la vita. E sono ricordi che non dimentichi mai. E com'è cambiata la tua vita? Ti ricordi ancora il cambiamento che c'è stato? Ma guarda, io ho avuto un'infanzia che... bella, e poi in mezzo che non auguro a nessuno. Purtroppo, quando tutto sembrava bello e andare bene, io a 18 anni ho perso mio padre. Non avendo mai avuto lutti in famiglia, non avendo mai capito cosa vuol dire perdere un genitore, un familiare. È una persona troppo importante. Perdere direttamente al primo colpo tuo padre è una cosa veramente che non auguro a nessuno. Certo. E da lì in poi però ho detto... mio padre voleva che io intraprendessi questa strada, quindi adesso prometterò che lo farò con il cuore, l'anima, con il cuore e con il massimo dell'impegno. Bello. E ci sei riuscito. Ed è stato così. Tu credi che magari lui sia sempre stato lì vicino a te? Ci credono che ancora adesso ci sta. È vero, questa è una cosa bellissima, è proprio la risposta che mi capitano tante cose che a volte dico caspita, è successa sta cosa, perché sono convinto che c'è lui
che guida il tutto. Io ti volevo farci una domanda, anche perché voglio dire, oggi stiamo avendo la possibilità di parlare con un napoletano, con un figlio di Napoli. Sì. Secondo te, tu che provieni dalla musica di tuo padre, secondo te oggi la canzone napoletana quanto è cambiata e come è cambiata? Molto, molto. Cambiata tanto, ma diciamo che in primis è cambiata in generale la musica ormai cioè in Italia in generale è cambiata, di conseguenza la musica napoletana non è che prende spunto da quella italiana, però qualcosina bisogna prenderla in considerazione, certo. Perché altrimenti sei proprio fuori tempo, e quindi qualche suono, qualche ritmica. La miscela con il rap, ad esempio. Tu hai fatto anche il brano con Mr. Hyde. Con Mr. Hyde, Dove Sarai, ho fatto con i Club Dogo, Signorita. Che io Dove Sarai la adoro. Dove questa Sarai è stato un singolo che è uscito l'anno scorso. Sì, io di questa e che ha spopolato. È bellissima, proprio. Fortissima, sì. Trasmette tantissimo questa canzone. Però non è la classica canzone napoletana, melodica o neomelodica, come si suol dire. È comunque un pezzo, ecco, che c'ha una melodia, ma è mischiata con il rap e con i suoni elettronici che usano molto oggi in Italia. Anzi, oggi si usano solo suoni elettronici. Ed è un peccato, però. Anche se io non. È certo che è un peccato, a me non piace. Cioè, non piace, preferisco la musica suonata. In live, la batteria. La chitarra, la batteria, la chitarra acustica, insomma. Però per fare ciò, per entrare in altri contesti, bisogna stare al passo con i tempi. È vero. Ed è per questo che è cambiata anche a Napoli, questo è tutto. C'è un desiderio di Rosario Miraggio? Con chi vorresti duettare da grande? Ma parli di artisti... Un duetto magari che tu un giorno desideri. Ma alla portata oppure... quello magari più desiderato, sia oppure, portata o non portata. Se vuoi sognare, diciamo. Se vuoi sognare, dai, se vuoi sognare è più bello se vuoi sognare. Ma mi piacciono italiani, mi piacerebbe Ramazzotti. Bello, bello. Ti sposerò perché... Oppure Tiziano Ferro. Grande anche Tiziano, uno dei due. Io preferisco Eros Ramazzotti, comunque, se proprio devi. Io vorrei farlo con Cristina D'Avena. Ma giuro, veramente. Ma cantare le canzoni dei cartoni animati è una figata. Voglio dire, io sarei felicissimo. C'è stato qualcuno che qui in un concerto a Catania, mentre era sul palco, ha cantato tutte le canzoni dei cartoni animati. Potresti fare tipo, che ne so, Kiss Me Licia. Bellissimo, un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano. Bellissimo, che è un cult, no? Bellissimo. No, il cult qua a Catania in napoletano è Heidi. Sì. Non so se ci stanno anche le parodie su Facebook, non so se ti è mai capitato. Ma io l'ho vederlo. Cantata l'Heidi da Gorgheggio, quello è bellissimo. Pensate, quello è bellissimo. Quello. Ma pensate che io sull'ultimo concerto che ho fatto a Napoli, qualche giorno fa, cantato Heidi. Hai visto? No! Heidi spacca! Non sono l'unico esaurito Heidi che li fa! Spacca! Okay. Mi giuro, bellissimo. Perché ho una persona che lavora con me, che ha più di 30 anni, che sta sul palco con me lì a fare le luci, e ogni volta mi richiede la macchina 50. Questa altra canzone è una cosa, allora, siamo sulle 500. Allora io gli dico, ma... Figurati, ma quella è una canzone mia, figurati se io vorrei criticare. Ma c'ho 300 canzoni. Infatti, perché la macchina 50? Proprio la macchina 50 mi viene a chiedere. Forse è allegra, piace, fa sorridere. Gli feci la macchina 50, dissi, vieni qua, proprio davanti alla gente sul palco, visto che a te piace la macchina 50, cosa vuoi? E c'hai 35 anni, ma vuoi che ti canti pure Heidi? Sì. Sì, bellissimo. È un grande. È fantastica questa. Le caprette ti fanno ciao. Un giorno potrò dire anch'io ho fatto cantare Heidi a Rosario. Esatto. Milano, più in là ho detto vabbè, poi ti preparo pure qualcosa tipo i Pokémon, no? No, Dragon Ball. Dragon Ball. Quella secondo me è la cosa. Pensa chi
Che coincidenza, tu hai parlato di Heidi, io l'ho cantata proprio nell'ultimo concerto. È vero. E nemmeno a farla apposta. Vabbè, sai cosa? Noi siamo un po' bambinoni. Sì, noi siamo molto. Ma anche un po' veggenti. No, non lo so, boh, è proprio questa magari, cosa di Heidi. Se ci fosse stato Mario Parise, magari lui è molto veggente. Sì, lui è molto veggente. Lui becca un po' sempre quasi tutte le situazioni. Visto. Quando pratichi lo zoppo. Impari a zoppicare. A veggendare anche noi. Esatto. Siamo veggenti. Va bene, senti Rosario, com'è ogni qualvolta che tu incontri un pubblico diverso? Cioè, è come se fosse sempre la prima volta o per te ormai è diventato un po' tutto troppo scontato? È sicuramente sempre bello, è sempre bello incontrare le persone, però come se fosse la prima volta, no, perché... È impossibile quella... Ieri ho firmato quasi 500 autografi, 500 fotografie. Sei molto disponibile con i tuoi fan? Quello sì. Vedi, questa è una cosa importante, secondo me. Però, a dire... No, è come se fosse la prima volta. Ecco, sembrerebbe un po' ipocrita. Sembrerebbe un po' Heidi. Bellissimo. Che bello, come se fosse la prima volta, sì. Sai, l'emozione farfallina. Qui un pinocchio della situazione, questo, ragazzi. È bello, è gratificante. E dà la voglia di continuare. E poi, come ha detto Nino, io sono disponibilissimo. I tempi oggi sono quelli che sono difficili, economicamente le persone fanno degli sforzi per venire a vederti. Anche se non si paga il biglietto, comunque devono venire. C'è di fronte anche la strada. Prendere la macchina, organizzare, che ne so, eventuali bambini a casa. Certo. Fanno comunque dei sacrifici, pagano la benzina, qualsiasi cosa. Tutto questo per te, quindi tu devi metterti nei panni di quelle persone e dire: caspita, ha fatto questo. A volte fanno anche 200 km per venire. Un attimo di felicità alla fine, in fin dei conti, loro chiedono quel momento. A noi non costa nulla fare una foto. Vedi, dovrebbero pensare a tutto questo. Non costa nulla. E poi lamentarsi per delle foto quando ci sono persone che invece si svegliano alle 5 del mattino per andare a lavorare sotto una fermata di un autobus e tornano alle 8 di sera. Vero. E non dicono una parola. E io dovrei lamentarmi per una foto. Che poi sono loro che hanno portato oggi Rosario Miraggio dov'è. È solo grazie a loro. Vero. Perché ogni artista viene reso tale. A questo punto c'è la domanda che a me mi preoccupa sempre. Che è la domanda di diritto. Sì, è una domanda così banale, ma che molte volte mi ha lasciato così basito, sì, perché qualcuno non risponde. Devi capire che quindi adesso fai la domanda, il bello cara Rod è nato, ma non rispondono per quale motivo? E adesso quando te lo spiegheremo dopo. Mi viene un po' perché di ansia. Sono persone infelici. Una domanda molto semplice che l'ho fatta nella prima puntata. Da quel giorno, siccome è proprio il primo ospite della prima puntata mi ha risposto in un modo che siamo rimasti tipo basiti, ho detto no, io da oggi in poi la devo dire a tutti. E altre persone hanno risposto come il primo ospite ed è stato questo il problema fondamentale. Quindi la domanda di conclusura, perché noi non diciamo chiusura o conclusione, è ecco. Conclusura perché tra chiusura e conclusione. La domanda di conclusura del Bell on the Road è la seguente: il sogno nel cassetto di Rosario Miraggio. Ah beh, immagino la risposta che ti è stata data. Vabbè, te la dirò dopo. Posso immaginare. Ma guarda, il mio sogno è riuscire un giorno a cantare per tutto il pubblico italiano. Cioè, è vero che io faccio concerti a Milano, in Germania, in Svizzera e tutti eccetera eccetera, ma la maggior parte sono meridionali. Sono persone del sud. Io spero un giorno di poter cantare davanti, cioè a Milano davanti al milanese. Ho capito, Roma. Torino davanti al torinese. Cioè, cosa voglio dire? Diventare veramente nazionale, anzi internazionale. Questo è il mio sogno. Il viatico potrebbe essere Sanremo, potrebbe essere una casa discografica importante, potrebbe essere una radio, un network. Questo è il mio sogno, nulla di complicato. Di particolare, nulla esatto, di complicato, perché poi. Perché tutti i miei sogni più
quelli più grandi già li ho fortunatamente realizzato quasi tutto, ci manca solo questa piccola... la ciliegina sì, sulla torta, sì, sì, come ecco, si suol dire. Bisognerebbe diventare Ramazzotti, oppure siamo Ferrobbi a Giantonacci, non... Ti piace molto la musica italiana a te? Sì, sì, però sono fedele a quella più vecchia. Io sono una fan sfegatata di Giantonacci, Claudio Baglioni. Sì, però è anche vero che quando tu incominci ah che bella aria fresca, adore sì, malvarosi, eh beh certo, e tu non ben sai. Ah boh, ma la musica napoletana quella è famosa in tutto il mondo. Ma la mamma, cioè voglio dire, la musica è nata con la musica però napoletana, non è che possiamo dire. Certo, però non mi ci ritrovo in, che ne so, Rovazzi. No, vabbè, andiamo a comandare, voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Col gommone intanto non... iniziale. No, col gommone, perché quando si diluvia vai col gommone. Pazzi, Fedez, non so, Gali, Sfera e Basta, che alzo le mani, chi sono più famosi di me. Molto più famosi di me. Il problema è questo. Però non è la musica che io preferisco, non è che voglio criticare. Poi tra l'altro io non conosco una canzone di questi. Di chi? Di questi cantanti qui. Vabbè, sono successi anche nel momento. No, le conosco, dietro. Le conosco, sai perché? Le conosco perché io ho dei figli. E loro impazziscono, ragazzi. Io sai da quando mio figlio cosa ha imparato? Ho imparato sei divertente, topo tip, questo. Poi ho imparato siamo i super pigiamini. Tutte bene, le canzoni di Yo-Yo io le so tutte. Momento quindi... papà. Sì, momento no, papà. No, no, a me io ho un figlio di 10 anni e un altro di 5 che vanno già su Sfera e Basta, Gali. Mio figlio ha ancora un anno e 8 mesi e guarda i super pigiamini. Io guardo un anno e 8 mesi ed è giusto però. Sì. E invece loro, sai, già ci vanno pesante con queste con queste canzoni che tra l'altro dicono un sacco di parolacce anche. È vero, e quindi ogni è vero, tanto mi ritrovo. I cartoni animati di una volta erano molto meglio rispetto a quelli di oggi, perché oggi veramente, ragazzi, cioè prima c'era Sailor Moon, c'erano Candy che praticamente avevano quelle gonne lunghissime, ti coprivano le caviglie. Oggi vedi tipo le Winx tutte nude, sì, quindi sì, la sì, mentalità sì, proprio della bambina già cresce sbagliata. Su questo non sono tanto d'accordo però. De cosa, della Winx? No, nel senso che se vedi Lupin c'era Fuchiko che... per esempio parliamo di occhi di gatto, occhi di tre sorelle che erano tre oppure la tutina di pelle, la mu che è difficile stare, era donna quella, non eppure, era nuda ragazzi, caspita, sempre le gonnelline, le poppone lo possiamo dire, però avevano tipo la tutina di pelle. Ma comunque in generale sono d'accordo che i cartoni di una volta è tutta un'altra storia, cioè già avevano più storie, crescevi anche. Ma dai, Lupin era stupendo. Beh, tranne Lady Oscar, devo dire, mi ha creato molti problemi. Lady Oscar è il primo caso sempre di stata non capita sessualità questa che donna, non... ecco. Pure io non ho mai inquadrato Lady Oscar. Esatto, come Titti, che anzi, in realtà è un maschietto. Anzi, visto che ho questa occasione, diciamo che sicuramente le persone ci guarderanno, sì, pongo questa domanda. Se qualcuno mi sa dare questa risposta, ne sarei felice. Lady Oscar. Cos'era? Spiegatecelo. Ma chi è Lady Oscar? Appena possibile, voglio sapere la risposta. Grazie. Facciamo questo hashtag chi era Lady Oscar. Con Rosario Miraggio oggi la finiamo così la puntata. Rosario, con... noi siamo arrivati qui e è stata una bella puntata, perché oggi, oltre alle tue canzoni che tutti conosciamo, abbiamo conosciuto anche chi è Rosario Miraggio. Un ragazzo umilissimo, divertentissimo e soprattutto che ama il suo pubblico, sincero. E che oggi, bravo, è stato insieme a noi per super questa bella puntata di Bella on the Road. Io ringrazio voi, sono stato in ottima compagnia, come già sapevo. Io Bella Radio la conosco già da tanti anni. Grazie. E vi faccio i complimenti anche per la vostra professionalità. Grazie. Grazie Rosario. E seguiteci sempre in tanti. Sempre. Ti auguriamo un in bocca al lupo come sempre, perché crepi, te lo meriti. Si dice crepi, grazie, sai? In bocca al lupo. Si dice grazie, perché dice la grazie, lupa ha preso la bimba per salvarla, non per fargli del male. Ok, quindi io vi saluto da è parte così, della lupa, non ragazzi, ne posso più, no, giuro, non ne posso dice più grazie, di te. Grazie, non mi lasciate solo in macchina perché vi picchio tutte e due. A questo punto la prenderei in parola. Togli la cinta, ciao Mary Milani, ti potete saluto. Potete farlo, ragazzi. No, va bene, ciao a tutti, sì, alla ciao prossima. Ragazzi, ciao, andiamo via. Mi lasciano solo ad avere in macchina. Ragazzi, ma non mi possono lasciare solo in macchina. Adesso che faccio io qua? Che faccio? Vado pure io. Ciao. Bella on the road.
si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road, sali a bordo.